Buongiorno, secondo giorno a Sofia, oggi c'è un cielo fantastico, un sole bellissimo, la macchina ci ha preso di petto. Destinazione di oggi è Plovdiv, quindi andiamo a prendere la metropolitana che ci lascia alla stazione centrale e di fronte c'è la stazione degli autobus, prendiamo l'autobus e andiamo a Plovdiv. Il biglietto costa intorno ai 7 euro, qualcosa del genere, parte ogni ora. Comunque adesso vi aggiorniamo man mano, così vi diamo le indicazioni per i prossimi posti. Via! Eccoci qua, siamo alla fermata degli autobus che è di fronte alla stazione centrale. Dobbiamo aspettare un'ora perché il pullman del... Facciamo un salto al casino. Ti stai zitto che stiamo parlando. Facciamo un salto al casino. Che il pullman delle, facciamo un salto delle al 10 casino. Era già pieno, quindi dobbiamo aspettare quello delle 11, perché i pullman sono ogni ora per andare a Blocchi. Viene a venire sempre un po' prima, non 10 minuti prima. Sei egocentrico. Andiamo a Plovdiv, che sarà capitale della cultura europea del 2019. Quest'anno è Palermo la nostra città, il prossimo anno sarà Plovdiv. Stiamo facendo un gemellaggio. Gemellaggio, Palermo-Plovdiv. C'è una signora che mi guarda. Vuole intervenire, signora? Facciamo un salto al casino. Facciamo un salto al casino. Andiamo al bingo, se no. Vediamo poi sull'autobus. Sul pullman. A Plovdiv. Bye bye. Ragazzi, finalmente siamo usciti da quel cazzo di pullman. Siamo tutti così, siamo. È rilassante. Ma è rilassatissimo, guarda, io ho tutto ciò che sono un metro e 20, ragazzi, ho tutte le gambe aggrancate. Cioè, capisci? Pensa voi che siete due metri. 19 e 20. L'unica cosa, ragazzi, non prendete mai questo pullman. Vitosta Express. Perché non è vero che è all'acceleratore è quello praticamente che arriva ad un certo punto e si ferma a 32 km/h, sempre 32 km/h. Noi al ritorno faremo due passi a piedi. L'importante è che siamo arrivati. Sì, questo sì, però digeriamo quello che abbiamo mangiato stamattina, che non abbiamo fatto colazione. No, neanche un po'. Colazione da leoni. E allora? Arrivati. Allora. Arrivati adesso a Plovdiv. Facciamo una piccola camminata per raggiungere il centro partendo dalla famosa Singing Fountain, che in realtà è bella la sera perché c'è lo spettacolo di luci e musica, ma noi la vedremo di giorno, quindi sarà un po' silenziosa. Non canterà la musica. C'è il karaoke. Per cui facciamo un giro. Nel frattempo l'Osmo è impazzito. Facciamo un giro e vi aggiorniamo man mano. Col maglioncino a dolce vita. Il maglioncino a dolce vita, notare, addirittura... c'è talmente freddo che si è messo il maglione a dolce vita. Cioè, addirittura c'è il divieto anche per entrare i cani. I cani non possono entrare in questo parco. Ci c'esce allora. Io esco, infatti sto uscendo. Tebe.
No, c'è scritto non potabile. Buona, ma mia sta riporta. Senta, dove siamo? Siamo a Plovdiv, al parco dello zio Simone. Sì, perché quello diceva zio Simone, dello zar Simone. Adesso ci dirigiamo verso il teatro greco romano. Ok, siamo arrivati per un pelo a seguire, a beccare e partecipare a un tour gratuito per Sofia che fanno per Plovdiv, e quindi stiamo seguendo la guida, è in inglese, però è bello perché in due ore ti fa vedere la città. Noi dobbiamo fare il giro e loro si fermano a fotografare la fontana. Devi seguirli o no? Non lo so. Ciccia! Perché non vedo? È video! Non so. Allora ragazzi, ci siamo presi un gelato, mi sono preso il cono, dove ho fatto mettere una pallina di stracciatella al latte di caffè, che ho pagato tre lev e 21. Quindi 1,60€. 1,60€. E sinceramente sono soddisfatta. Abbiamo Fabio Paolincio, Francesca Moavero, Dacia, sono sceso io! Questo è l'anfiteatro romano che è sotto la città di Plovdiv, quindi loro per continuare a costruire cosa hanno fatto? L'hanno incastonato in mezzo alla ristrutturazione, da notare, anfiteatro romano, la moschea, adesso speriamo di poterci entrare, adesso entriamo, ci sono dei resti, andiamo a vedere il resto dell'anfiteatro romano, andiamo. Che detto? Lo dico in italiano o in siciliano? In italiano. Ci manca solo Tarzan e le aliane. Le aliane? Cosa sono le aliane? Le aliane! Cosa sono le aliane? Oddio! Giusto, aliane! Aliane!
Vabbè, da Diana, che dici? Certo! Diana? No. Aspetta ragazzi, che ci giocavano con il gioco della PlayStation 3? Con Tarzan? Quindi sono